Presentato il programma della festa di Sant'Agata 2024, il tema delle celebrazioni sarà Sant'Agata e la luce del martirio nel nostro tempo, con un programma che prevede una prima parte essenzialmente pastorale che riguarda il cammino insieme verso la festa, con celebrazioni, catechesi e testimonianze. La seconda parte del programma contiene invece le indicazioni sulle attività della festa, dal triduo fino al giorno conclusivo dell'ottava. Particolare attenzione al tema della legalità e tra i momenti significativi del programma 2024, mercoledì 10 gennaio, si apriranno le tradizionali catechesi di preparazione alla festa con la cattedrale che accoglierà l'insigne reliquia di Beato Pino Puglisi e il velo della Santa che visiterà quartieri, ospedali e carceri di Catania. Una festa dunque all'insegna dell'innovazione che però stride con la tradizione vissuta da sempre da tutti i catanesi. Abbiamo sempre detto che noi vogliamo ridurre le distanze con la città e in questo modo, da un lato, i cittadini avvertono che il sindaco segue la carrozza del Senato al loro stesso livello di strada, dall'altro, sulla carrozza del Senato ci saranno tre ragazzi e due donne, le espressioni dell'amministrazione e degli uffici dell'amministrazione. A simboleggiare il ruolo e il valore della donna nella nostra società, credo che sia un'operazione che assume un forte valore simbolico che possa essere compreso nella sua reale dimensione da tutti quanti. È giusto che nel giorno di festa si faccia festa con chi è più povero, non servendoli a tavola, ma mangiando, condividendo con loro il pranzo. Per questo non ci sarà il consueto pranzo di gala. Qui nell'Arcivescovato ci sarà il pranzo a San Nicolò all'Arena, che è appunto preparato sia dalla Caritas sia dalla comunità di Sant'Egidio, che da questo punto di vista ha una grande esperienza che sappiamo viene dalla Basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma e che felicemente è stata portata anche a Catania, a San Nicolò all'Arena.